Ciao a tutti e bentrovati. Questa volta parliamo di Lady Alice, edito da Hurricane e localizzato per l'Italia da Olifante, un gioco da 3 a 5 giocatori, della durata effettiva di un'oretta. Cominciamo dicendo che Lady Alice è, ancora una volta, un titolo che non ha ricevuto le attenzioni che meritava. Si tratta di un investigativo, ma non è il solito Cluedo, anzi, è un gioco davvero innovativo nella sua semplicità, che porta il genere investigativo su nuove modalità di confronto, basate non solo sulla risoluzione del caso, ma anche sul depistaggio, sul bluff e l'interazione con gli altri giocatori. Prima di analizzare il contenuto della scatola, vi informo che abbiamo inserito indizi nascosti all'interno di questo video, nello specifico un numero e 3 lettere. La sequenza che ne deriva è un codice sconto dal valore di 3 euro che potrete spendere sul nostro sito. Troverete un apposito campo alla fine del carrello. Ma fate attenzione, dovrete comporre il numero e le 3 lettere in ordine di apparizione. Che la ricerca abbia inizio! Lady Alice presenta una componentistica di tutto rispetto, e questo è molto importante per un gioco che fa dell'ambientazione il suo principale appeal. Il tabellone raffigura la scrivania di Sherlock Holmes, con i principali indizi su cui indagare nel gioco. I personaggi della storia, fra cui si nasconde il colpevole, gli oggetti rinvenuti sul luogo del delitto, una tabella degli eventi che ci aiuterà a ricostruire l'ora del crimine e infine una piccola mappa di Londra con i luoghi della storia. Oltre al tabellone, abbiamo a disposizione un taccuino in cui Sherlock Holmes ha raccolto tutti gli indizi e li ha classificati in sospetti, luoghi, ore e oggetti. Gli stessi indizi sono riportati nelle carte che verranno distribuite a inizio partita, creando a tutti gli effetti un caso diverso di volta in volta. Ad ogni giocatore vengono poi dati i segnalini di deduzione, i biglietti da visita di Sherlock Holmes e infine i cartellini contenenti la carta verdetto, rossa, verdetto negativo, o blu, verdetto positivo. A inizio gioco ogni giocatore riceverà una carta indizio coperta. Le quattro carte costituiranno il caso completo su cui indagare. Poi il primo giocatore dovrà comporre sul taccuino di Sherlock Holmes l'ipotesi di reato, selezionando un colpevole, un luogo, un tempo e infine un oggetto. Ogni giocatore dovrà selezionare il proprio verdetto. Il verdetto dovrà essere positivo se nell'ipotesi di reato c'è il proprio indizio, o negativo se l'indizio non c'è. Ogni giocatore poi inserirà in segreto il cartellino verdetto nell'apposita fondina. Il primo giocatore raccoglierà tutti i verdetti, li mescolerà e li rivelerà sul tabellone. Da questo momento iniziano le deduzioni in base al numero di verdetti positivi o negativi. Attenzione, se per caso tutti i verdetti fossero negativi, siamo in presenza di una falsa traccia, e Sherlock Holmes ci verrà in aiuto oscurando quell'indizio. Ogni giocatore, facendosi un'idea di ciò che potrebbe essere accaduto, posiziona segretamente uno dei suoi gettoni sui vari indizi. I gettoni hanno un valore 0, 1 o 2, che indica i punti vittoria guadagnati dal giocatore che li ha posizionati, se e solo se l'indizio sarà corretto alla fine del gioco. Per cui, se io ho motivo di credere che l'oggetto rinvenuto sul luogo del crimine sia l'antica maschera voodoo, posizionerò un segnalino di valore 2 sul corrispondente spazio. Se la traccia si rivelasse corretta, prenderei esattamente questo quantitativo di punti vittoria. Oppure potrei depistare i miei avversari mettendo un segnalino di valore 0 sul cannocchiale. Ogni volta che un giocatore posiziona un segnalino, passa il turno al giocatore successivo. Se questi posiziona un segnalino dove ce n'è un altro, quest'ultimo viene rivelato, scoprendo o meno il bluff, ma di sicuro mettendo in crisi gli altri giocatori. Un'altra opzione, a quella di posizionare i segnalini, è quella di formulare l'accusa e porre così fine alla partita. Se invece nessuno formula un'accusa, si procede con un nuovo turno, fin quando non saremo veramente certi di come sono andati i fatti in quel di Londra. A fine partita, il giocatore che ha formulato l'accusa corretta riceverà un punteggio bonus, ma solo il giocatore che avrà totalizzato il numero maggiore di punti sarà il vincitore. Pertanto, occhio a come gestite la vostra mano di segnalini e soprattutto depistate gli avversari con segnalini falsi. Un'ultima nota va al regolamento, che oltre a essere in tantissime lingue, compreso l'italiano, spiega il gioco molto chiaramente e in forma di romanzo. Davvero una chicca! Il mistero è quindi svelato.
Lady Alice è un bel gioco che, come troppo spesso succede, viene snobbato per i più svariati motivi. Vuoi perché viene dimostrato male, vuoi perché ci si approccia al titolo come se fosse un Cluedo, o perché il genere investigativo ha conosciuto da sempre alti e bassi. Ad ogni modo, ciò che sorprende di Lady Alice, oltre alla componentistica di pregio, è proprio l'introduzione del bluff nel gioco. Il regolamento, in questo senso, approfondisce meglio tutte le possibilità strategiche affidate agli investigatori, che per brevità abbiamo dovuto tralasciare. Comunque, quello che è importante è che si vince non solo risolvendo il caso, ma scoprendo il maggior numero di indizi e comunque depistando gli avversari. Questo richiede strategia, pianificazione e una buona dose di bastardaggine. Il gioco deve essere letto in questa chiave: confondere le idee degli avversari, portarli a trarre conclusioni affrettate e batterli sul tempo o sulla qualità degli indizi recuperati. Quanta di indizi? Avete trovato il numero e le tre lettere nascoste? Sì? Allora questo gioco fa per voi e vi siete aggiudicati un buono sconto di 3 euro. Vale anche per voi che avete visto questo video dopo un po' troppo tempo. Comunque, anche per oggi ci dobbiamo salutare. Io vi do appuntamento fra 2 settimane sul set di un telefilm. Vedremo se insieme sapremo rispondere correttamente alle domande più difficili del gioco dei telefilm. Mi raccomando, preparatevi!